ricordi, emozioni. In piazza dell'Unificazione a Marotta si è tornati indietro nel tempo, fino ai magici anni Ottanta, attraverso tre serate che hanno acceso i riflettori sulla musica che ha caratterizzato quel decennio. Marottanta Festival, evento organizzato dalla Proloco di Marotta con il patrocinio del comune, ha dato la possibilità di ricordare a tutti i presenti anche la cultura, le mode, le tendenze, attraverso la testimonianza del giornalista Luca Pagliari. Clou dell'evento è stato il concerto che ha visto protagonisti tre grandi artisti che hanno lasciato nel tempo un'impronta indelebile, ovvero Alan Sorrenti, Marco Ferradini e Alberto Camerini. Un brano che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, Rock and Roll Robot, quindi è un rock robot, cioè un po' elettronico, ed è stato un po' Tanz Bambolina, un po' la mia cifra, diciamo, sonora, musicale, un po' elettronico, un po' rock. Un rock europeo, è Euro Rock era, però è un pop rock moderno. La musica mi ha sempre accompagnato, è stata la mia, mia madre, mia sorella, mia tutto. Io mi sono realizzato con la musica e quindi devo molto alla musica e la rispetto, cosa molto importante. E, ho fatto tutto, ho fatto il corista, vocalist, ho fatto il cantautore, faccio tutto. Qualsiasi cosa è esperienza e mi dà qualche cosa. La serata invece è stata la cantante Cristina Di Pietro, che dopo essersi fatta conoscere al grande pubblico televisivo partecipando al Talent The Voice, ha presentato in Piazza Marotta il suo primo album Riflessi, accompagnata dalla sua band Pop Deluxe. Il mio album Riflessi è suonato con i Pop Deluxe e la mia band di Pop Deluxe, con cui sto girando mezza Italia, ed è bello essere qui questa sera perché veramente al Marottanta si sente un'energia vera. Suoniamo tutte canzoni anni 80, qualche brano mio ovviamente, e niente, è troppo bello. L'energia e la musica regalano qualcosa di indescrivibile sempre.